nostro obiettivo fondamentale non è tanto nel momento dell'assunzione, dove riusciamo ad assumere un numero di ragazze tutto sommato importante, vicino al 50% delle assunzioni complessive. Il nostro obiettivo è quello poi di mantenerle il più possibile, di creare le condizioni perché abbiano effettivamente le possibilità di uno sviluppo di carriera che sia a pari livello dei ragazzi. Dal suo insediamento nel 2019 il fatturato è aumentato del 75%. Sono numeri oggettivi che testimoniano un successo. A quali strategie lei attribuisce questo successo? Noi abbiamo puntato fondamentalmente su tre aspetti fondamentali sui quali crediamo fortemente, che sono sicuramente il tema dell'innovazione. Abbiamo cercato di essere all'avanguardia su tutti i nostri servizi, anche quelli più tradizionali. Cito la revisione, il tax, diciamo che sono quelli storici dai quali siamo nati. I talenti, perché come abbiamo detto sono un po' il nostro asset fondamentale. Abbiamo investito ovviamente su alcuni aspetti che per noi sono fondamentali, formazione, quindi qualità delle persone, e anche ovviamente fare in modo che trovino presso di noi anche un ambiente di lavoro che li renda contenti e soddisfatti. Terzo, la vicinanza ai clienti. Siamo presenti, come diciamo, in 24 città, quindi siamo molto vicini anche fisicamente al tessuto imprenditoriale italiano. Abbiamo un osservatorio di oltre 8.000 clienti e riusciamo quindi a portare un bagaglio di competenze, di know-how, di esperienze che va anche oltre poi il territorio italiano, perché facendo parte di un network globale presente in 150 paesi, chiaramente siamo anche in grado di portare un po' un bagaglio di best practice che ci vengono anche dai paesi più avanzati del mondo. Quali iniziative specifiche ha messo in campo, sta mettendo in campo, metterà in campo Deloitte Italia per supportare il benessere delle persone che lavorano qui in Deloitte, e in particolare mi riferisco alle mamme e per i papà durante il periodo di paternità e di maternità? Il tema Parents at Deloitte è un programma che abbiamo lanciato con il quale cerchiamo di sviluppare, di rafforzare proprio una cultura della genitorialità condivisa, che è un aspetto nel quale crediamo fortemente, perché come valore riteniamo sia fondamentale per una società avanzata come deve essere la nostra. Dall'altro lato ovviamente costituisce anche, secondo me, uno degli aspetti cardine fondamentali per poter consentire anche sempre di più alle ragazze di poter avere uno sviluppo professionale che è in linea con le loro aspettative. In questo senso anche l'altro programma che abbiamo lanciato, che è The Moms, va esattamente in questa linea, perché cerchiamo di aiutare, di dare un supporto sia economico sia diciamo di tutoraggio e di supporto alle ragazze che stanno vivendo un momento assolutamente fondamentale della loro vita personale, che è quello della maternità, ma che molto spesso diventa critico da un punto di vista professionale. E quindi cerchiamo di creare un contesto nel quale si sentano comunque supportate, facilitate in questo passaggio, nel rientro nella vita professionale, senza che questo ovviamente abbia alcun tipo di contraccolpo. Così come dall'altro lato, per i ragazzi, abbiamo appunto avviato questo programma con il quale concediamo ai papà 10 giorni aggiuntivi di congedo parentale rispetto a quello che è previsto dalla normativa diciamo italiana. Intelligenza artificiale, se ne fa un gran parlare. Qual è l'approccio di Deloitte Italia per garantire che l'evoluzione dell'intelligenza artificiale sia etica e regolamentata nel modo adeguato? Ecco, abbiamo fatto dei passi avanti importanti, soprattutto a livello di comunità europea, perché l'AI Act, che è stato emanato recentemente, è un passo avanti importante proprio per una regolamentazione del tema dell'intelligenza artificiale. Abbiamo lanciato proprio recentemente un Competence Center guidato dal nostro partner Lorenzo Cerulli, che ha già 100 persone dedicate, con l'obiettivo di arrivare a 500 nell'arco di un paio di anni. Quindi è un tema sul quale investiamo fortemente e nel quale siamo estremamente attenti e rigorosi nel rispetto, diciamo, dei temi etici sui quali siamo particolarmente sensibili. E c'è questo progetto Impact for Italy. Ecco, ci può parlare di questo progetto? Che cos'è? Che cosa fate per l'Italia? Cerchiamo di mettere in relazione
valorizzando un po' il nostro network di relazione, quello che è il mondo del business da un lato, il mondo delle istituzioni, il mondo delle università, dei centri di ricerca, cercando appunto di facilitare un po' l'interazione tra questi mondi e quindi di lanciare dei programmi che vedano al tavolo tutti assieme queste diverse componenti, perché è solo avendo al tavolo e diciamo con degli obiettivi comuni e condivisi tutti questi soggetti che si possono realizzare veramente dei programmi che poi diano un risultato di valore per le comunità, per le società in cui viviamo. Ma quali sono i risultati specifici che voi contate di ottenere con, a livello di innovazione, sostenibilità, inclusione sociale? Siamo parte attiva nel B7, supportiamo Confindustria nel B7 come knowledge partner esclusivo. Abbiamo, diciamo, accanto a questo siamo anche, diciamo, nel W7, che sempre nell'ambito del G7 è, diciamo, il gruppo che, di lavoro che si occupa dei temi di gender parity. Siamo l'advisor strategico del Vaticano nella realizzazione del Giubileo, siamo partner di Fondazione Milano Cortina nella realizzazione dei giochi olimpici del 2026. Siamo orgogliosi, diciamo, di far parte un po' di queste iniziative e di poter dare, come dicevo prima, un contributo che riteniamo di valore a questi grandi momenti, di questi grandi eventi anche della società civile italiana, che danno poi un'immagine dell'Italia nel mondo. Noi siamo nella sede di via Vittorio Veneto, che è stata inaugurata, insomma, di recente, una nuova sede in cui vi trasferirete invece a Milano al Corso Italia. Ecco, qual è l'importanza di questi cambiamenti e come riflettono la visione del futuro di Deloitte? La ricerca di nuove sedi è ovviamente stato un po' il risultato della necessità di trovare degli spazi più ampi nel quali ospitare le nostre persone, dando quindi una risposta, se vogliamo, per tornare a quanto citavo prima, ai temi del well-being delle nostre persone, quindi creando degli spazi che sono stati pensati in maniera completamente diversa rispetto al passato, e quindi creando molto di più spazi destinati alle relazioni, ai momenti di contatto, momenti anche conviviali dei nostri ragazzi e ragazze. Ecco, tutto questo aiuta appunto, a nostro parere, ad avere un livello di engagement delle persone sempre più alto, un livello di soddisfazione. Questo è quello che abbiamo cercato di realizzare qua su Roma, in un edificio che era un edificio storico, perché è un edificio del 1927 dell'architetto Broggi, che è anche un po' un pezzo di storia dell'economia italiana, perché è stata la sede dell'IRI, la sede storica dell'IRI, e quindi anche questo ci rende orgogliosi, perché un po' facciamo da traghettatori tra un passato storico importante dell'economia italiana, ma adesso proiettato un po' verso il futuro, perché abbiamo cercato di combinare all'interno appunto un edificio storico con anche invece tutto un mondo, un contesto di innovazione, di tecnologia particolarmente avanzata. L'altro tema sul quale abbiamo investito particolarmente è il tema della sostenibilità, perché questi edifici sono ai massimi livelli dal punto di vista, diciamo, di tutti i parametri di sostenibilità, in particolare anche il nuovo ufficio di Milano, nel quale ci trasferiremo in autunno, sarà il primo edificio in Italia, credo, ad emissioni zero, con oltre 1000 metri quadri di aree verdi al loro interno. Quindi anche questo, diciamo, ovviamente pensiamo sia un segnale importante sia per le nostre persone, sia per restituire e riqualificare poi degli edifici storici a favore anche delle aree circostanti.